Qui siamo in un salottino della sede dell'Accademia. Intanto l'Accademia è in via Andrea Doria 10 a Torino. Trovate un bel sito e trovate dei grossi aggiornamenti. Questo è un salottino dove è raccolta la produzione di Garnier Valletti, un personaggio interessantissimo, nato nel 1808 a Pinerolo, partito come pasticcere, è diventato un produttore di fiori e di frutti in cera. Molto bravo, ha sviluppato materie prime per fare queste riproduzioni. Così bravo che venne ben presto chiamato alle corti anche degli Asburgo, è stato a San Pietroburgo, perché questa frutta è così ben fatta che ti viene voglia di addentarla. Ce ne sono alcune raccolte, in Torino ce n'è un'altra presso il Museo della Frutta con cui collaboriamo, la più completa forse è la nostra. Questi frutti venivano utilizzati come guarnizione delle tavole nobili, ma venivano anche utilizzati dai vivaisti come modello del tipo di frutta che avrebbe prodotta la pianta in vendita. Un tempo c'erano dei frutti che erano più adattabili ai diversi climi locali anche, quindi erano davvero tante. L'Accademia di Agricoltura di Torino è una delle più antiche accademie scientifiche italiane. L'Accademia è stata fondata nel 1785, siamo arrivati al 238 anno d'attività. È stata fondata da una dozzina di imprenditori illuminati che avevano capito che l'agricoltura, allora comunque l'attività principale della popolazione, doveva produrre di più. Per allora gli illuminati hanno immaginato di creare sviluppo nell'agricoltura. Nel 1785 hanno presentato una domanda all'allora sovrano Vittorio Amedeo III di Savoia che qualche giorno dopo approvò la costituzione dell'Accademia. Gli obiettivi dell'Accademia sono fare ricerca e diffondere i risultati della ricerca con formazione, convegni, conferenze. Questo è partito così nel 1785. Continuiamo a farlo adesso, ma abbiamo avuto degli orti sperimentali, abbiamo in Torino dove si sperimentavano le cose migliori da fare, ecco.